Allora ragazzi, ragazze, riprendo, abbiate pazienza, qua c'è stato un blackout improvviso, mentre ero in questa bellissima posizione culturistica, eravamo esattamente all'esercizio numero 10, avevamo finito la tenuta isometrica sui bicipiti. Adesso fatemi un attimo controllare perché almeno poi monterò il video in due parti. Sì, è tutto ok. Spero che non ci siano altri blackout improvvisi e che riesca a continuare. Allora, riprendiamo. Avevamo lasciato da questa tenuta isometrica 12 secondi. Adesso andiamo nella fase cardio. Quindi abbiamo finito. Scrolliamo 30 secondi. Il bello delle dirette è anche questo. Se fosse tutto registrato farei il montaggio e via. Abbiate pazienza, cose che capitano, soprattutto con i temporali intorno. Dai, dai, dai. Ok, andiamo dall'altro lato. Sempre la nostra bella posizione culturistica, palmo contro palmo, la mano sotto chiude e da qui forte. 1, 2, 3, 4, strizzate, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, molto bene. Transizione subito sui mountain climbers. Ok, scrolliamo un attimino. Il dodicesimo esercizio sono gli hamstring curl. Li facciamo in appoggio sulla sedia, piede contro la parete. In che modo? Stiamo in appoggio, il tallone è contro la parete e spingiamo forte verso la parete. Isoliamo glutei e bicipiti femorali, ischio-crurali. Da adesso, forte, 1, 2, 3, 4, 5, forte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, strizzare, 12, via subito, skip. Poi andiamo sulla gamba sinistra. Bene le ginocchia, sguardo avanti, addome contratto, via, 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 via. Quattro secondi, sciogliamo bene la coscia, ok, torniamo alla posizione di prima, tallone contro la parete, spingere forte indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forte, 9, 10, 11, 12, molto bene, togliamo la sedia, scrolliamo e via, subito mountain climbers. Trasformiamo attivamente il movimento di prima. Staticità e dinamismo. Forza, 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 forza. Bravissimi. Addome contratto, dai, dai, dai. Ok. Molto, molto bene. Il prossimo esercizio si chiama pectoral press.
portiamo su i gomiti, altezza spalle, una mano contro l'altra, i due palmi fanno una pressione estrema, l'uno contro l'altro. Da adesso strizziamo il petto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forte, 9, 10, 11, 12, ok, sciogliamo, skip. Strizzatevi i pettorali, bravissimi. I prossimi due esercizi si chiamano static climbers o static stepping. Prima con la gamba destra davanti, poi con la gamba sinistra. Piuttosto duro sulle cosce. Ok. Avanziamo prima con la gamba destra. Si sta in questa posizione di climber accosciato e statico. 1, 2, 3, 4, 5, sulle punte dei piedi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, torniamo subito ai mountain climbers e trasformiamo, via. È duro il mountain climbers adesso, dopo questo, dai che ce la facciamo, andiamo piano. Trasformiamo bene. Due secondi. Ok. Static climbers. Avanziamo con il piede sinistro. In accosciata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e subito trasformazione, skip, 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 bravissimi. Il prossimo esercizio è il chair push down plank, molto bello, molto intenso. Ok. Allora, prendiamo la sedia, in appoggio sul piede, controlliamo bene la posizione dei piedi sulla sedia, addome contratto, mi raccomando, potete anche stare così, push down, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, subito scrolliamo un attimo e via di mountain climbers. Sentite come stiamo lavorando bene in aerobico, nonostante che stiamo facendo tenute isometriche. Incredibile, ma vero. Dopo questo intramezzo cardio vengo un attimo a vedere chi è rimasto perché ho paura di essere da solo. Vediamo un attimino. Ma un superstite c'è. Comunque vedrete tutto anche domani in differita. Allora, passiamo al prossimo esercizio. Il prossimo esercizio richiede una pallina da tennis. Mi avvicino per farvi vedere meglio cosa, che tipo di contrazione vado a cercare.
pallina chiusa a pugno, da adesso si strizza la pallina come se non ci fosse un domani, devono bruciare questi muscoli dell'avambraccio. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, scrolliamo e subito skip, skip. Andiamo sull'altro avambraccio, sciogliere bene. Siamo ad ottimo punto. Bravi, dai. Ok. Altro braccio. Chiudiamo fortissimo da adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sciogliamo, sciogliamo. E portiamoci subito i nostri mountain climbers, via. Sto iniziando a sgommare sul sudore. Addome contratto. Respiriamo bene, dai, 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 ok. Torniamo su. Allora, il prossimo esercizio si chiamano L-shape abs. Andiamo giù. Posizione a L. Addome, stiamo qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, benissimo, subito su e subito skip, 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 skip. Il prossimo esercizio si chiama intrascapular T-hold, una meraviglia. Ci mancano solo 4 esercizi, solo tra virgolette. Allora, andiamo giù. Una variante del ground T-hold che abbiamo visto la scorsa volta. Ma questa volta appoggiamo bene la testa dietro. La testa è sempre in appoggio. Gomiti, altezza, spalle. Teniamo le mani su così, l'avambraccio su. Facciamo leva per venire su e tenere la posizione isometrica sui gomiti. Addome ipercontratto, da adesso, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, spingete, 10, 11, 12, molto bene, torniamo subito ai nostri mountain climbers, via. Bravissime, bravissimi. L'addome inizia un po' a bruciare, trovate il vostro ritmo. Ok, allora il prossimo esercizio sono
il lateral V, isometria di isolamento sugli obliqui addominali. Allora, stando di lato, alziamo, andiamo più vicino possibile alle caviglie, stiamo così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, molto bene, subito skip, poi altro lato, sarà bello arrivare agli ultimi 10 minuti di corda, massima freschezza. Andiamo giù di lato, troviamo la posizione e stiamo qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sciogliamo. Scrolliamo un attimino, dai ragazzi, forza, e mountain climbers. Non ho più trazione perché sono in un mare di sudore. Facciamo così, ecco, mi va meglio. Il prossimo esercizio si chiamano dorsalis hold da posizione di mezzo plank, sempre che non scivolare. Allora, le mani sono rivolte in fuori così e stiamo qui, partenza da posizione di mezzo plank, mani a questa altezza, altezza del costato. Stiamo su e stiamo qui, dorsali, 1, 2, 3, 4, tenete, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, torniamo su, scrolliamo bene, skip, e poi sarà l'ultimo esercizio, il 24esimo, che chiude il circuito isometrico intramezzato da un blackout. Era la prima volta che capitava. Una sessione divisa in due live. Superman hold, il prossimo esercizio. Dai, sulle ginocchia. Ok, l'abbiamo già fatto la scorsa volta. Alziamo e stiamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenete bene le mani su, 8, 9, 10, 11, 12, benissimo, ultimi 30 secondi di mountain climbers e poi beviamo. Vengo a vedere chi è rimasto superstite dopo il blackout. Piano, addome super contratto. Oh,
Ottimo. Veramente spettacolare. Peccato per quell'interruzione, ma è stato un circuito super. Bellissimo. Adesso vengo un attimo a vedere chi c'è. Mi sembra di vedere Maria Teresa. Ciao Maria Teresa. È una live che vedi in due pezzi, in due spezzoni, perché il blackout mi ha fermato in posa tipo Schwarzenegger, nel bel mezzo di strizzare i bicipiti, nero totale. Va bene, abbiamo recuperato abbastanza in fretta. Allora asciughiamoci. Ovviamente potete poi rivedere il tutto con calma, in differita, unendo, passando da lato A a lato B. Tra l'altro eravamo quasi arrivati a metà nella prima parte, abbiamo fatto due parti equamente bilanciate. Oh, non prendetevela troppo comoda, perché adesso, come anticipato, andremo con il nostro bel panino aerobico, un bel panino aerobico finale. Ah. Ok, bevete nel frattempo, beviamo ancora tanta acqua, perché adesso ci spettano 10 minuti di salto con la corda, finali, conclusivi. Ancora un po' d'acqua. Sono molto molto soddisfatto, bellissima sessione, ottimo. Fatemi togliere il sudore copioso dal pavimento, perché sennò altro che inciampare, qua si sguscia e si sgomma in una maniera bestiale. Ok, allora, corde alla mano, vado a impostare di nuovo il timer sui 10 minuti, adesso ce la prendiamo con molta calma, molto salto base. Molto caldo, molto umido oggi, molto molto umido. Ok, corda, riposizioniamoci, estendiamo bene la corda che non faccia nodi e pieghe eccetera eccetera, perché poi vi date delle frustate con i nodi della corda. Da adesso 10 minuti di defaticamento, via, nice and easy. Non preoccupatevi se bevendo tanto sentite l'acqua che sballonzola nello stomaco, non c'è problema. Guardo avanti, facili sulle gambe, facili, perché abbiamo lavorato parecchio, quindi questa è un'ottima sessione total body, full body, isometrica, con trasformazione in tramezzo cardio. Se completate tutta la sessione avrete fatto degli ottimi 20 minuti di salto con la corda. Ottimo. Facili sui piedi, mi raccomando.
ancora avanti, indietro, occhio alle spalle, se le avete stanche datevi l'input di rilassare e di stare sciolti e decontratti. Sempre rilassati, naso, solo naso, solo naso. Cantare un po' la corda. E mi sa che vi ho perso in parecchi dopo il blackout. Potete sempre riprendermi. Ups, via! Di nuovo, via! Vedete, dopo che c'è un po' di stanchezza è più facile. Ma non c'è problema, si riparte sempre. La ripartenza deve essere rapida. Dai Paolo, sei tutti noi qui. Gomito lungo il busto, vicino al busto. Prova l'allineamento, lo sguardo avanti, addome contratto. Come mi vengono i jump squat dopo la sessione, direi ancora abbastanza bene. Un double under, un altro. Via, non fatelo a casa. Non fatelo perché vi va ad inficiare la natura aerobica del salto con la corda. Torniamo al centro qui. Molto molto bene. Spalle giù, viso rilassato. Stamina building, costruiamo stamina, fiato supplementare, easy jogging.
forza che non manca moltissimo. Reattività di piedi, sempre, sempre ricercare la velocità dei piedi. A questo serve la corda. Coordinazione e velocità dei piedi. Ottima attività brucia grassi anche. Chi cerca la definizione muscolare non può non passare dal salto con la corda. Corsa calciata dietro. Sempre l'allineamento posturale, addome contratto, più la linea viene tenuta dritta, meno si rischia di inciampare. Estendete la colonna bene. Caldissimo oggi, umidissimo. Bravi, dai, dai, dai. Quanto ci manca ancora? 17 secondi, via. Via, 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 via. Ok, ok, benissimo ragazzi, benissimo, molto molto bene. Vediamo se qualcuno nel frattempo si è riagganciato, ma non vedo più nessuno. Comunque il video rimarrà disponibile in due spezzoni domani, cioè da domani, da adesso, da quando staccherò anche il secondo blocco del collegamento. Chi lo farà e arriverà alla fine sarà molto molto bravo, perché è una sessione veramente completa, intensa, nonostante le tenute siano isometriche. Bisogna veramente darci dentro. Quando dico, magari non si vede che a video non passa proprio tutto, ma quando dico strizzare, veramente strizzare, proprio strizzare le parti che sono direttamente isolate. Tra l'altro diverse forme di isometria sono state compound oggi, perché soprattutto nei plank la tenuta è sempre sul controllo del core, e non solo, perché sono tante le zone che si vanno a coinvolgere nella tenuta isometrica. È vero che il range di movimento è limitato, ma è molto molto efficace come protocollo di allenamento. Soprattutto penso che mi riusciate a vedere quanto sono sudato, e va però intramezzata l'isometria con subito, non è il termine proprio giusto, ma per farvi capire meglio, con della trasformazione dinamica. E si ha un bel moto di statico e dinamico,
rende tutto l'allenamento molto molto aerobico. Se poi ci uniamo il salto con la corda, è la combinazione o la combo perfetta. Beviamo in chiusura. Allora, siccome questo video ho dovuto spezzarlo in due, ti spiezzo in due. Domani lo unirò in un unico blocco su YouTube, nell'upload che troverete domani su YouTube. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete e cliccate sulla campanella per non perdere gli aggiornamenti anche su quella piattaforma. Molto bene ragazze, sono ottimamente soddisfatto. Fatemi sapere se riuscite in qualche modo, se siete riusciti a seguirmi nei due spezzoni. Ditemi cosa ne pensate, se vi sono piaciuti gli esercizi presentati. Penso che andrò avanti ancora la prossima settimana con qualche cosa di isometrico, tempo permettendo, perché mi sto trovando molto bene personalmente, anche proprio come velocità nel recuperare le sessioni in breve tempo. È ottimo e anche efficace, lo sento proprio anche quando corro o sto, che sia su una macchina aerobica, molto molto bene. Fatemi sapere, grazie per aver sudato con me copiosamente, anzi devo anche aggiungere, vi saluto, ci vediamo presto, buon weekend, buona doccia e come sempre a bombazza!